La cosiddetta casta di Siena, che poi è un'espressione che ho coniato io con un libro ormai di 9 anni fa, e era trasversale, nel senso che il PD ovviamente era il partito ed è tuttora assolutamente egemone, ma c'era un discreto consociativismo con la Forza Italia di Verdini, per intendersi e per essere chiari. E chi era fuori veniva come minimo emarginato o in qualche caso, se osava andare oltre, come nel mio caso scrivendo alcune cose, veniva diciamo, riempito di querele, di atti di citazione e via dicendo. Il sistema informativo, ecco una cosa che secondo me dovrebbe venire fuori da questa commissione, è fortemente stato ed è in parte fortemente inquinato tuttora a Siena. E non a caso vediamo anche in queste ore un'inchiesta importante che riguarda proprio colui che era stato il teorico del groviglio armonioso, il gran maestro appunto del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, che è sempre stato colui che è sempre stato allineato ai desiderata della banca, della politica, eccetera, al punto tale che era difficile qualche volta capire se fosse lui a ispirare Mussari, eccetera, o Mussari e gli altri a ispirare lui, perché se si va a controllare la stampa dal 2005-2006 fino al crollo del sistema, si può notare questo. La domanda finale sul fatto se ci sia ancora o meno, beh, tanti personaggi ormai sono fuori gioco, però il partito è sempre PD, è sempre al potere, esprime un sindaco che nonostante 2 avvisi di garanzia non ha nessuna intenzione di lasciare e anche a livello informativo, anche la persona di cui ho parlato prima, Stefano Bisi, insomma i principali protagonisti, della, copertura della cappa che c'era sono sempre al potere, nel senso hanno sempre la possibilità, con la credibilità che rimane loro, ma di fare informazione e questo credo sia un problema ancora da affrontare.